Ti piace? È bellissimo. Allora, va bene? Grazie. Senti! Volevo presentarvi il nostro nuovo direttore creativo. Buongiorno. Sei della bilancia, vero? Per me l'astrologia è una cretinata. Cioè, tu davvero esci solo con persone astrologicamente compatibili? E funziona? Non mi lamento. Sono due. Ciao Claudia, ciao Lorenzo, è un piacere essere qui con voi. Voglio partire con una domanda per entrambi. Questa serie, nonostante i personaggi continuino a rimandare la felicità come la sveglia al mattino, lascia spazio al sogno e al non tangibile. Però spesso quando si esternano i sogni o l'immaginazione ci si viene detto vabbè, ancora che vai dietro a queste cose? Invece questa serie, secondo me, stuzzica quel lato che un po' si è perso. Voi che ne pensate? Che chi dice che ancora credi nei sogni dice una bugia, sta provocando, non è possibile, fino a quando sei vivo sogni e desideri qualcosa e vai per ottenerlo, soffri perché non l'hai ottenuto, soffri perché non ci riesci, ma sognare è scompatibile soltanto alla vita, quindi cioè, chi lo dice forse è un po' morto dentro. No, in effetti è interessante quello che dice Claudia e lo approvo completamente, nel senso sognare ha a che fare con le aspettative, ha a che fare con la nostra vulnerabilità, ha a che fare con i nostri desideri e con l'espressione anche di quello che siamo, no? Quindi a volte non solo è una cosa esterna sentirsi dire ma credi ancora nei sogni oppure insegui questi sogni impossibili? E a volte è anche una parte un po' autosabotatrice di noi che ci fa credere a queste cose perché è un po' più comodo adagiarsi in qualcosa, no? Mentre invece sognare ha molto a che vedere con un istinto alla vita e alla ricerca che secondo me invece non bisognerebbe auspicare di avere fino all'ultimo, l'esalazione dell'ultimo respiro, visto che siamo in vita, no? Assolutamente sì. Adesso una domanda per Claudia. Sei un po' Bridget Jones, un po' Jessica Day, New Girl, impossibile non riconoscersi in lei. Secondo me figure come Alice, secondo te possono aiutare, passami il termine, a normalizzare la goffaggine, a volte l'insoddisfazione di tutti e tutte, perché credo che il tuo personaggio riguardi anche gli uomini, quindi è un po' un personaggio universale, sei un po' una supereroina dei e delle trentenni. Guarda, se tu mi fai questa domanda vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, perché era proprio quello l'obiettivo, normalizzare la goffaggine. Chi non lo è? In fondo tutta la vita uno cerca di nasconderla e magari le persone più sicure di se stesse invece hanno fatto un grandissimo lavoro su se stesse per esserlo. Io, noi volevamo raccontare una persona che fosse vera per quello che è possibile, perché comunque stiamo recitando, altrimenti facciamo un documentario, ma... anche sul cibo, per esempio, quando mi veniva messo davanti il cibo, io volevo mangiare, volevo che veramente arrivasse il messaggio di una persona che masticasse la vita, che mangiasse il cibo, perché noi quando mangiamo ci scomponiamo, spesso quando mangiamo non abbiamo quell'occhio giudicante da fuori quando hai fame, l'unica cosa che ti importa è nutrire questa sazietà che senti, e io volevo assolutamente mandare un messaggio di una ragazza che amasse la vita, che si sporcasse le mani, che soffrisse, che fosse vera, che si vedesse il brufolo, che si vedesse un po' di panza se c'era. Io voglio essere un'attrice che racconta questo, e nel mio piccolo ho provato a farlo con questo personaggio. Adesso una domanda per te, Lorenzo. Io vorrei Tio in ogni mio appuntamento, che quando stai per fare una cavolata appare lui con la giacca con le stelle e ti dà uno dei suoi consigli. Ecco, secondo te le risposte saranno davvero negli astri o sono già davanti ai nostri occhi e siamo noi a non riuscire a vederle?
In realtà la chiave della serie è proprio questa, e penso che la domanda arrivi perché sei stata un'attenta osservatrice, nel senso che questi consigli vengono dati con estrema ironia, in realtà. E la chiave di tutto, anche del mio ruolo come Tio, è quella di far capire alla nostra Alice, e quindi allo spettatore che si immedesimerà in lei o alla spettatrice, che le risposte sono lì, dentro di noi. So che sembra una cosa un po' da Bacio Perugina, ma non è così. Nel senso, c'è anche un sesto senso. Noi ci rendiamo conto di chi abbiamo davanti nel momento in cui lo guardiamo, nel momento in cui ne assaporiamo qualcosa. Quindi forse la realtà è che le risposte arrivano con l'esperienza, e quindi nel lanciarsi a fare più esperienze possibili per capire un po' più di quello di cui si ha bisogno come persone. E allora a quel punto le domande diventano anche un po' più precise. E allora si va un po' più al sodo delle questioni, quindi anche dei rapporti umani. E penso che non siano mai da semplificare, ecco, i rapporti sono sempre molto complessi, ma è anche la parte avvincente della cosa. Quindi direi che abbiamo tutto a portata di mano, l'importante è saper osservare nella maniera corretta. Lorenzo e Claudia, grazie per il vostro tempo, è stato un piacere parlare con voi. E grazie a te. Soprattutto. Grazie. Grazie. Ti rendi conto che stavo per dirglielo? E poi? E poi gli ho vomitato addosso. In bocca al lupo. A te. Magari questa può essere la mia occasione per essere felice, no? Se la gente sapesse dietro tutte le scene romantiche quante complicazioni ci sono. Secondo me non lo vorrebbe sapere. Solo una curiosità. Di che segno mi hai detto che sei? Non te l'ho mai detto.